Guarda il mio YouTube, bentornati a Grenzo, la zona di Iran. Oggi ragazzi qua in questo nuovo video, per parlare di Nainggolan all'Inter. Non l'ho detto nel video prima, dove ho parlato di Cancelo alla Juve, ora parlo di Nainggolan all'Inter. Acquisto molto buono secondo me da parte della dirigenza interista, parte in Europea diciamo. Ausilio ottimo colpo ha fatto, ma secondo me i tifosi della Roma non devono disperare perché Nainggolan comunque è già vecchiotto. Una stagione magari due, tre fa buone, poi è finito. Sì, tu dici due stagioni, porco due. Ma non è, secondo me non diventerà più Nainggolan di una volta. Sì, i romanesi sono scontenti, sicuramente, gli interisti sono felici, sicuramente. Ma io personalmente preferisco Emre Can a zero che Nainggolan a 24 milioni più due giocatori dati. Poi che si sono liberati di Santon, è quello un altro discorso. Però io odio quelli che insultano Santon. E cazzo insultate Santon? Che cosa vuol dire? Anch'io. Anche a me fa cagare De Sciglio. Però poi quando gioca in campo magari ogni tanto fa qualcosa di buono. Quindi ragazzi, è inutile. È inutile che contestate. La Roma ha comprato Santon, gli ha dato 24 milioni. Adesso magari la Roma va a comprare qualcun altro per rimpiazzare Nainggolan. Anche se ha già comprato Cristante. E l'altro come cazzo si chiama che non mi ricordo. Però avete capito. Coric, tipo, che cazzo si chiama? Quello lì, tipo. Mi sembra che si chiama Coric. Raga. Nainggolan, sì, è un ottimo colpo. Attenzione, è uno dei migliori del mercato, però è un colpo che bisognava fare un anno fa. Perché 24 milioni un anno fa, potevi anche dire che okay, adesso più o meno Nainggolan 35-40 milioni. È andato 25 più Santon valutato a 6 milioni. L'altro coglione valutato a 10. Vabbè. Ok. Per carità, va benissimo. Però secondo me questo scambio qua ci guadagna leggermente di più l'Inter. Ma la Roma no, no, perché la Roma ha comprato Pastore, ragazzi. Adesso mi sono ricordato Pastore. Pastore è un centrocampista di tutto rispetto, ragazzi. Non dubitate di Pastore perché è un po' vecchiotto, un po' andato. Una volta era più forte, però è sempre Pastore. Non è che stiamo parlando di, cazzo, non so, di un coglione che non sa fare il suo proprio ruolo. No. Santo, cioè, Pastore lo so fare come. Quindi un ottimo colpo. Ma raga, io questo da dire su Nainggolan. Non è che devo dire tanto, tanto non sono un interista, non sono un romanista, quindi a me francamente me ne frega poco. Sì, l'Inter si sta rinforzando, sicuramente sarà una candidata allo scudetto, sicuramente tra le prime quattro, come l'altro anno. Però deve vedere come si gioca, come l'altro anno il Milan. Io avevo detto Milan primo, ma ero un bambino, ragazzi, non capivo un cazzo. Milan primo, come fai a dire Milan primo che non hanno mai giocato insieme? Quest'anno invece il Milan potrebbe arrivare anche ai Champions, perché hanno già affiatamento, fanno due o tre innesti, ben fatto. Oh, raga, questo da dire. Datemi qua. Aspettate qua. Oh, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento se volete. Qua vi appare il canale e il video inerente al calcio. Quindi ragazzi, non mi resta che salutarvi. Bello, ciao ragazzi, alla prossima.